con gli highlight del primo tempo. Andiamo al quinto minuto, azione sulla destra di Serafini, il suo cross al centro molto bello, però con Falognieri per un nulla non arriva all'impatto con il pallone. La partita cala vistosamente come ritmo. Al 21esimo però si sveglia Seregno, si sveglia con un gran tiro dalla distanza di Michele Magrin, che Speroni è costretto a deviare in calcio d'angolo. Sulla battuta del susseguente corner, il pallone che arriva al limite dell'area di Lauri si coordina. Il pallone però termina alto sopra la traversa. Nel momento più positivo per il Seregno, la solita doccia gelata su calcio di punizione battuto da Spampatti. Il pallone arriva sul secondo palo, dove Goisis di testa supera con una strana palombella Brambilla. Ed è inutile il tocco sotto porta di Valtullini, perché il pallone sarebbe comunque andato dentro. Seregno 0, Alzano Cene 1 al termine del primo tempo. Secondo tempo che però inizia sicuramente il migliore dei modi per gli azzurri, che schiacciano nella metà campo difensiva l'Alzano Cene. Qui è davvero misterioso il gol annullato a Piacentini sulla sponda di Sarau. Non è fuorigioco ed è sinceramente regolare il contatto fra Valtulini e lo stesso Sarau. Seregno che dunque non viene premiato, ma che continua a spingere. Qui Magrin il lungo lancio in avanti, Goisis la combina grossa e lascia strada libera a Turchi. Il suo destro però di piatto non può far male a Speroni, che si distende in calcio d'angolo. Ma al 14esimo, sul cross di Moreno, irrompe sul secondo palo Andrea Gritti, piattone davvero furente il suo, scarica con tutta la rabbia che ha in corpo il pareggio veramente prezioso per il Seregno. È un pareggio che però non cambierà più negli ultimi 20-25 minuti di gioco, dove le due squadre sostanzialmente badano a coprirsi e a non farsi del male. Termina 1-1 al Ferruccio il recupero della sesta giornata di ritorno. Seregno che aggancia in classifica Fiorenzuola e Carpenedo la quota 27, e domenica la sfida interna contro il Pontisola dell'ex Fabrizio Cesana.